Lunedì 10 aprile 2017, buongiorno e buon inizio di settimana da tutta la redazione di Teletown. Eccoci dunque anche oggi alla ripresa della settimana al nostro spazio dedicato alla rassegna stampa e ai servizi di TD News. Andiamo subito sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo subito i titoli di apertura. ISIS, il martirio dei cristiani. Le stragi del terrorismo islamico, kamikaze in azione, due attentati a due chiese copte ad Alessandria e a nord della capitale, dunque ad Alessandria d'Egitto e alla capitale. Domenica delle palme di sangue in Egitto, almeno 45 le vittime. Il Papa, che sarà a breve al Cairo, Dio converta chi uccide e chi fa armi. E qui vedete gli effetti dell'esplosione in questa foto, pubblicata in prima pagina sulla Gazzetta. Nella chiesa di Marghilghis a Tanta, 90 km a nord del Cairo, durante la messa delle palme. Foggia, il superbuco della sanità service. L'IVA non versata appesantisce i bilanci dell'ASL. Entrate e finanza vogliono 40 milioni di euro, ma la regione parla di versamenti non dovuti. Palese dice si dovrà pagare, respinti gli emendamenti, la ragioneria si è opposta alla neutralizzazione dell'imposta. L'IVA non versata dalla Sanità Service della ASL di Foggia potrebbe costare alle casse pubbliche circa 40 milioni di euro. La Regione dice che non è dovuta, siamo noi creditori dello Stato. Rocco Palese, Commissione Bilancio della Camera, sempre respinti gli emendamenti, l'imposta va pagata. Prove di contaminazione di scena tra i pentastellati. Se Casaleggio, conosciuto grazie alla grande marchettata dell'altra sera ospite di Lilli Gruber sulla 7, è davvero il capo dei grillini, c'è poco da stare allegri. Anzi, ci sarebbe da essere veramente preoccupati, non solo per il futuro dell'Italia, ma anche per i rischi che correrebbe la nostra stessa democrazia, scrive Vittorio Bruno Stamerra. Il Grillo 2 archivia le proteste di piazza. La svolta Renzi, chi perde non bombardi chi vince. Basta con i vaffa, è tempo di provare a salire al governo. Beppe Grillo benedice la nuova fase del Movimento 5 Stelle, nata a Ivrea sotto l'effigie di Davide Casaleggio, esaltando la parola futuro e allontanando dall'universo pentastellato la parola violenza. E nelle stesse ore Renzi lancia l'affondo sulle primarie. Chi perde non bombardi il Partito Democratico. Caccia all'uomo, vedete, ancora in fuga il killer di Budrio, è pericoloso. Allergie, allarme dei medici, il clima è impazzito, aumenta i rischi. Poi vedete per quanto riguarda il calcio, 50 sfumature nero-azzurro dopo la sconfitta di ieri dell'Inter a Crotone. E poi questo articolo simpatico, interessante, perché c'è un gelataio di Vieste che in pratica si è inventato il gelato al cane. Cade un altro tabù, scrive Anna Langone. Andiamo nella parte alta della Gazzetta del Mezzogiorno e vedete vini, boom dell'export, tira il Made in Puglia. Una bottiglia su quattro è prodotto regionale. A Verona sconcerto per le foto con le vigne cilene. L'ex assessore Stefano è un danno incalcolabile. E poi vedete la notizia che interessa tutti i tifosi del Foggia. Il Foggia vicino alla B, i tifosi già in festa. Un migliaio per dare il benvenuto alla squadra al ritorno da Caserta, dove il Foggia ha conseguito la nona vittoria consecutiva, raggiungendo il record stabilito dal Foggia allenato da Pasquale Marino nella stagione 2002-2003. A Caserta 0-3, una città in estasi. Vediamo anche la Gazzetta di Capitanata e vedete, lavoriamo tutti o nessuno e rinunciano all'assunzione. Scatta la protesta, la solidarietà tra i lavoratori, due su cinque sono stati messi alla porta dall'istituto Cosmopol, parliamo di Vigilantes. I vigilanti dell'istituto zooprofilattico, dunque interviene la regione. Piemontese dice un istituto strategico per la lotta al bioterrorismo non si risparmia sulla vigilanza. Tre vigilantes su cinque, dunque, avrebbero dovuto prendere servizio all'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, ma si sono rifiutati di firmare i contratti.
o tutti o nessuno, hanno intimato all'azienda, solidarizzando con i colleghi esclusi, un altro vigilante se un custode. Lavoratori si sono poi rivolti all'assessore regionale al bilancio Raffaele Piemontese, che ha preso posizione sulla vicenda. In particolare, secondo l'esponente della Giunta Emiliano, in un istituto così strategico per la lotta al bioterrorismo che richiede vigilanza H24, non si può risparmiare sui servizi e chiede la riassunzione degli altri due lavoratori. Volontari e studenti alla marcia della pace da Emmaus all'aeroporto di Amendola per schierarsi contro la guerra. Vedete la foto notizia. Tanti volontari e studenti alla marcia della pace. Ieri mattina, nel sole terso della Domenica delle Palme, riaffermato ancora una volta il no di Foggia alla terza guerra mondiale a pezzi, ormai deflagrata, di cui parla Papa Francesco. Poi vedete, Emiliano in ospedale parla al PD, il presidente della regione, candidato alla segreteria del Partito Democratico, resta in ospedale dopo l'intervento chirurgico per la rottura del tendine d'Achille della gamba destra. Ieri per la convenzione del partito a Roma ha registrato un altro videomessaggio in cui si è scusato con i sostenitori per non essere potuto intervenire. Vieste a Ruba i gelati per cani, è stato un vero assalto di quattro zampe, almeno 100 tra cani e gatti hanno gustato ieri a Vieste i primi gelati ideati per loro da Domenico Maggiore. Sanseverio, baby restauratori per il barocco della Daunia. Lucera, due studenti alle Olimpiadi di fisica e matematica. A Mafedonia sarà ricostruita la duna di Ippocampo. Poi vediamo nella parte bassa. Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina, schianto sulla tangenziale. Muoiono due fratelli ucraini. La loro auto si è scontrata con un autocarro. A bordo, ecco la Smart dove in pratica a bordo erano questi due fratelli ucraini, un fratello e una sorella, in verità, un uomo e una donna, morti nel terribile impatto. Poi vedete La Traviata al Giordano, nuovo appuntamento con la lirica a Foggia, giovedì 13 aprile al Teatro Giordano andrà in scena La Traviata di Verdi. Si tratta di una delle due opere, l'altra è la Madama Butterfly, della stagione lirica allestita dalla Regione Puglia con il Teatro Pubblico Pugliese, e che farà tappa in alcuni teatri della regione. Le due produzioni si basano principalmente su risorse e talenti del territorio. Dunque, giovedì La Traviata al Teatro Giordano. Ed ora vediamo la prima pagina di Sport Più, l'inserto pubblicato ogni lunedì dalla Gazzetta del Mezzogiorno, e vedete: rossoneri inarrestabili, la B è vicina. Con un'altra prova di forza, il Foggia strapazza anche la Casertana e prosegue la sua corsa solitaria in vetta alla classifica. Esultano i tifosi, in mille ad accogliere la squadra davanti allo Zaccheria, e sabato contro la Regina il primo match point. Vediamo anche gli altri titoli. Vedete, per quanto riguarda la Serie A, nella parte alta, Roma e Napoli non mollano, la Roma si scrolla di dosso i fantasmi del derby e vince in trasferta a Bologna. Il Napoli non molla, si esalta con la Lazio ed espugna l'Olimpico. Milanesi agli antipodi alla vigilia del derby. L'Inter crolla, mentre per il Milan è tutto facile. Poi vediamo ancora, prima categoria, Celles invito ai playoff, Matinum KO. Terza categoria, la super sfida alla Gioventù di Cerignola. Calcio a 5, Manfredonia alla salvezza in extremis. Poi vediamo ancora, Serie D, giornata positiva per le foggiane. Madrepietra vince di misura e fa un altro passo a salvezza. Manfredonia, punto prezioso. Superando di misura l'Herculaneum, la squadra di Potenza, si rilancia in classifica e ora vede la salvezza. I biancoceleste invece limitano i danni 0-0 sul campo del Gravina. In seconda categoria, superato per 1-0 il San Giovanni Rotondo, lo Stornarella vince e conquista la seconda promozione ed è festa grande nel paese. Tifosi in strada fino a sera, caroselli nel piccolo centro del tavoliere. Sornarella in festa dunque per la promozione in prima categoria, che è la seconda promozione consecutiva. Karate, la giovane karateka foggiana Pepe conquista la medaglia di bronzo
alla 18ª edizione dell'Open d'Italia di Karate, prestigiosa manifestazione che si è svolta a Riccione e che ha visto la presenza di oltre 2.000 atleti. Per la giovane tesserata del team di arti marziali del maestro Cosimo Leone, una netta affermazione, 8-0 in finale nella specialità del Kumite 53 kg. Oggi diamo un po' di priorità allo sport, quindi velocemente andiamo a vedere le notizie più importanti dalla Gazzetta. Sanità Service, il caso Foggia, apre un buco da 40 milioni di euro. L'IVA non versata appesantisce i bilanci ASL, ma la Regione dice che non è dovuta. Le società in-house forniscono personale alle ASL. Nel 2015 il Consiglio di Stato aveva detto che gli affidamenti sono illegittimi. Dunque la Regione è convinta di poter dimostrare che le ASL non devono pagare l'IVA sulle prestazioni rese dalle società in-house. Se così fosse, si genererebbe un risparmio di 20-25 milioni di euro l'anno. Ma al momento l'unica cosa certa è che l'Agenzia delle Entrate e la Finanza ritengono al contrario, anzi il contrario, come emerge dalla verifica fiscale sulla Sanità Service di Foggia, sanzionata per 4,3 milioni di euro di IVA non versata nel 2011. Respinti gli emendamenti, quell'imposta va pagata, dice Rocco Palese della Commissione Bilancio della Camera. Abbiamo provato a naturalizzare l'IVA, la Ragioneria dello Stato però ha detto no. Velocemente altre notizie dalla provincia di Foggia. Ieri la marcia della pace, marcia nel sole contro la guerra. Un serpentone di volontari ha camminato per qualche ora da Emmaus fino alla Mendola, tra il simbolo dell'accoglienza e l'aviostazione militare. Poi vedete, Emiliano parla ancora ai militanti dall'ospedale di Foggia, sogna un altro PD. Il governatore ha registrato ieri un altro videomessaggio da inviare in pratica al convegno del Partito Democratico, ma è ancora in ospedale a Foggia. Schianto sulla tangenziale, morti due giovani fratelli ucraini. Impatto ieri mattina, la loro Smart scontrata con un autocarro. Dunque, due giovani fratelli ucraini hanno perso la vita in un pauroso incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla tangenziale di Foggia. Le vittime, entrambi cittadini ucraini, come detto, avevano 37 e 34 anni. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, la Smart sulla quale viaggiavano il cittadino straniero e sua sorella si è scontrata frontalmente con un autocarro. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per i due fratelli non c'era già più nulla da fare. Tragico incidente dunque ieri mattina. Vieste gelato per cani e gatti, offerto a 104 zampe, l'idea di Domenico Maggiore e dei volontari del canile. È già un successo. Inaugurata la stagione Animal Friendly nel centro Garganico, dove Randagi e Trovatelli, rinchiusi, sono un ricordo. Sarà ricostruita la duna di Ippocampa, da Ippocampo, lavori al via da settembre. Sansevero, il barocco e i tesori dell'arte, una chance per i giovani. Poi ancora Cerignola, ricco programma quello svolto per quanto riguarda i riti della Settimana Santa. Poi abbiamo già visto la lirica al Giordano, la Traviata di Giuseppe Verdi, giovedì in scena nel Teatro Foggiano. Al Cineporto Luca Vendruscolo, regista del film cult Boris. Appuntamento oggi con l'iniziativa W Serie di Apulia Film Commission. E vedete, introduciamo la pagina sportiva e andiamo però direttamente nell'inserto del lunedì, Sport Più da parte della Gazzetta del Mezzogiorno. Andiamo direttamente alle pagine che ci interessano e andiamo dunque a vedere che cosa è accaduto ieri. Per quanto riguarda i risultati e la classifica del girone C della Lega Pro, 34esima giornata, questi risultati: Paganese batte Akragas 2-1 ad Agrigento, a Caserta Foggia batte Casertana 3-0, a Cosenza Siracusa batte Cosenza 2-1, Fondi e Messina 1-1. A Castellammare di Stabia, Matera batte Juve Stabia 2-1, a Lecce, Lecce batte Taranto 3-0, Monopoli e Melfi 1-1, Regina batte Catanzaro 1-0, Vibonese e Catania 1-1, a Francavilla, l'Andria batte la Virtus Francavilla per 2-0. Per questa classifica, che
che andiamo a vedere. Foggia 77 punti, Lecce 71, Matera 60, Juve Stabia e Siracusa 54, Virtus Francavilla 50, Cosenza 48, Casertana, Fidelis Sandria e Paganese 45 e via via tutte le altre. E dunque il Foggia, vedete, è un Foggia perdi fiato, ecco un altro capolavoro. Schianta anche la Casertana e mette in cassaforte la promozione. Mazzeo alla quarta doppietta stagionale, la seconda in 8 giorni, quinto gol per l'altro attaccante Matteo Di Piazza. E dunque il Foggia si avvicina al traguardo della promozione diretta in Serie B. Un'altra splendida dimostrazione di forza arriva da Caserta, dove la prima della classe conquista la nona vittoria di fila, ovvero la quinta consecutiva esterna, e la terza di seguito in una settimana. Dunque resta di 6 punti il margine sulla seconda posizione, che è occupata dal Lecce di Pasquale Padalino, a 4 giornate dalla conclusione del campionato. Allora andiamo intanto a vedere uno dei 3 gol realizzati ieri dal Foggia a Caserta. Parliamo del gol di Mazzeo, il secondo gol di Mazzeo, che permette all'attaccante rossonero di scavalcare in classifica Caturano del Lecce e di insediarsi da solo al primo posto con 18 gol. Sentiamo anche l'audio. La capolista se ne va, cantano in coro dei tifosi foggiani, 800 solo nel settore riservato agli ospiti, ma un altro centinaio erano sparsi per gli altri settori del campo di Caserta. Dunque avete visto il gol realizzato sul calcio di rigore da Mazzeo, 18° gol per il cannoniere rossonero, che si insedia al primo posto nella classifica marcatori, un altro dei traguardi che il Foggia sta, insomma, tentando di raggiungere in questa stagione davvero meravigliosa. La ripresa del gol è stata fatta in pratica con un telefonino dal settore ospiti dello stadio di Caserta. Andiamo a sentire invece, c'è stata naturalmente la grande festa a Foggia, un po' si è ricordato un po' anche i tempi della passata stagione, quando i tifosi, più di 1000, si sono radunati allo stadio Zaccheria ad attendere i loro eroi, più che ad attendere i calciatori del Foggia. Più di 1000 persone, pensate, ieri, con tanto di bandiere, striscioni e cori a non finire, hanno atteso i rossoneri. Sentiamo un po', ecco, questi momenti caratterizzati proprio dai cori dei tifosi. Naturalmente si è trattato davvero di un bel ritorno per i rossoneri, che continuano questa galoppata che sta infrangendo anche diversi record. Nona vittoria consecutiva, non accadeva dai tempi di Pasquale Marino nella stagione 2002-2003, quando i rossoneri inanellarono appunto una lunga serie di vittorie consecutive che li portò appunto a 9 successi. Tantissimi i gol realizzati dal Foggia, che in pratica davvero sta superando diversi record. In più la media tenuta dai rossoneri in questa stagione si aumenta di domenica in domenica, siamo giunti intorno a una media di 2,26 punti a partita, che sono davvero una media strepitosa, che batterebbe anche altri record già nella storia rossonera.
Manca però ancora, mancano due vittorie, dice Stroppa in conferenza stampa che non vi proponiamo perché l'audio è davvero pessimo, ma non questo, parliamo della conferenza stampa rilasciata nello stadio della Casertana. Stroppa che anche a fine gara naturalmente ribadisce il concetto che non è stato fatto ancora nulla, che mancano due vittorie per la matematica. E fino a quando non ci sarà la matematica, Stroppa dice che bisogna stare con i piedi per terra ed essere consapevoli che occorre il massimo della concentrazione nel prossimo impegno che si verificherà sabato allo Zaccheria quando alle 14:30 il Foggia affronterà la Regina e probabilmente potrebbe essere come dire, il primo match point per il Foggia perché contemporaneamente a Matera il Lecce di Padalino affronta la formazione di Auteri. Non dovesse vincere il Lecce o dovesse perdere, diventerebbe, con la contestuale vittoria del Foggia, diventerebbe automatica e matematicamente sicura la promozione. Andiamo a sentire dunque proprio Stroppa a caldo, appena giunti nella loro tana, nella tana del Foggia, allo Zaccheria, intervistato da Antonio Di Donna. Sentiamo. Eccellente, hai utilizzato questo aggettivo in sala conferenze per descrivere la prestazione del Foggia di oggi. Sì, perché diciamo che doveva andare in una certa maniera e lo è andata fin da subito. L'abbiamo incanalata nei binari che volevamo, non siamo stati fortunati anche per la bravura del portiere avversario a non andare subito in vantaggio o col doppio vantaggio subito all'inizio della partita. Però una prestazione veramente importante, determinante, come doveva essere, perché poi alla fine si valutano le prestazioni, si dice beh, squadra forte, squadra che ha meritato, ma poi alla vigilia o durante la partita le cose le devi conquistare, quindi con questa volontà, con questa cattiveria, con questa fame, con questa qualità di gioco, sicuramente. È un bel vedere. Ti rendi conto che settimana sarà adesso quella che ci accompagnerà a Foggia Regina di sabato? Io sì, la mia personalmente so quale settimana sarà. Però sarà difficile tenere l'entusiasmo a freno di una piazza che già oggi sugli spalti ribolliva di entusiasmo. Beh, come è giusto che sia, mancano meno partite alla fine, la squadra ha lo stesso vantaggio sulla seconda e quindi credo che sia giusto che la gente abbia questo entusiasmo. Da parte nostra sicuramente noi ci chiuderemo come abbiamo sempre fatto e sono sicuro che i ragazzi avranno già in mente che cosa devono fare domenica prossima, senza lasciarsi trascinare in superficialità o in pensieri diversi da quelli che possono essere la consapevolezza di portare a casa una vittoria sabato prossimo. Che effetto ti fa sentir cantare il tuo nome da quegli 800 ragazzi che hanno seguito il Foggia oggi qui a Caserta? Non me ne sono accorto. Risentilo. Davvero? Ah, caspita, adesso vado a risentirmelo. Bene, sono contento. Fa un bel effetto. Beh, dopo 30, quante le partite? Dopo 34, dai, qualcosa vuol dire che ho fatto qualcosa di buono, dai. Grazie. Eh sì, perché è proprio vero, ieri dai circa 800 tifosi del Foggia presenti a Caserta si è alzato il coro che ha inneggiato proprio Stroppa. Il nome dell'allenatore è stato gridato a squarciagola dai sostenitori rossoneri. Avete sentito un po' la sorpresa di Stroppa che non ha sentito, dice, questi cori, secondo noi li ha sentiti e chiaramente però gli hanno fatto un immenso piacere. Anche perché è un riconoscimento per questo allenatore per il grande lavoro che sta facendo anche nelle condizioni precarie in cui è stato scelto ed è arrivato a Foggia, ricordate all'inizio tutte le vicissitudini del Foggia. Dunque, grande merito a Stroppa. Un Foggia superstar, scrive ancora la Gazzetta del Mezzogiorno Nazionale, i tifosi incontenibili festeggiano la squadra. Abbiamo visto i festeggiamenti al rientro a Foggia del pullman che trasportava i rossoneri di ritorno da Caserta. Promozione a un passo, sabato contro la Regina e il primo match point, un migliaio ad accogliere i giocatori, come abbiamo fatto vedere dalle immagini. Grande soddisfazione anche nelle parole di Capitan Agnelli, il foggiano doc della squadra che dopo tanti anni sta coronando un sogno, sta cercando di raggiungere un obiettivo davvero importante
che probabilmente ricorderà per sempre. Cristian Agnelli, ancora ai microfoni di Antonio Di Donna. La storia a un passo. La tua voce oramai entra dentro, per cui faccio i complimenti perché riesce a trasmettere sempre grosse emozioni. Un po' come noi, sono contento che abbiamo aggiunto ancora una vittoria a questo bellissimo campionato, per cui insomma ci portiamo un'altra emozione a casa, aspettando insomma sabato prossimo con la speranza di poter festeggiare insieme. Io non voglio essere patetico, ma è la settimana che hai sempre sognato, questa che sta arrivando? Bah, non lo so, io cercherò di giocarla e di svolgerla come tutte, però è chiaro, potrebbe essere quella, ma al momento, ripeto, non ci voglio neanche pensare, proprio per non andare via lontano con la mia testa, voglio rimanere sul pezzo e voglio trasmettere questo alla squadra, quindi vediamo sabato. Nel fisico, nelle gambe, nella testa, ma questo è un gruppo che davvero resterà nella storia. No, ma io ancora una volta non voglio smettere di sottolineare questa situazione, è un gruppo formidabile, è chiaro che per vincere nove gare e per essere primi bisogna avere qualità tecniche, tattiche, però bisogna anche avere una grossa passione, una grossa forza di appartenenza, e questo gruppo ogni volta trasmette questo. Io guarda, faccio solo i complimenti e sono contento, io mi tiro fuori, ma lascio tutto il merito loro, perché veramente è bellissimo vedere questo. Già ieri sicuramente sarà rimasto stupito dall'accoglienza, anche se ripeto, i tifosi foggiani non sono nuovi a questo tipo di riconoscenza nei confronti dei loro giocatori. Dunque, settimana che potrebbe essere quella decisiva, dipenderà molto, ecco, dal risultato del Foggia e dal risultato del Lecce a Matera, ma il Foggia è davvero a un passo da questo traguardo che manca da queste parti da 19 anni e più, mentre davvero questa squadra entrerà nella storia per i tanti numeri, i tanti record battuti, prima raggiunti e poi battuti. L'ultimo, come vi dicevamo in apertura, la nona vittoria consecutiva che solo Pasquale Marino riuscì a fare, a raggiungere con il Foggia, che poi fu promosso dalla C2 alla C1. Bene, questo era anche l'ultimo argomento di cui ci occupavamo quest'oggi. Termina qui questa rassegna stampa di questo lunedì 10 aprile del 2017. A tutti voi ancora una volta buon inizio di settimana e a risentirci.